Roberto Piazza, voglio partire da un'immagine, che è l'immagine finale, l'allenatore che va a salutare e ringraziare tutti i suoi giocatori stanchi, molto stanchi, doverosissima precisazione. Tornare in campo dopo 30 giorni è un'impresa per molti, ne abbiamo parlato anche alla vigilia. Veniamo alla gara, una sconfitta per Milano, inizia non nel migliore dei modi questo 2021, però che cosa ti lascia questa gara? Allora, ci sono dei chiaroscuri, no? Nel senso che siamo partiti molto bene, con una formazione diversa dal solito, che secondo me è più equilibrata. Siamo partiti benissimo nel secondo set, poi ci siamo fatti prendere, poi siamo di nuovo scappati via. E lì forse le partite si fanno sentire, nel senso che manca l'abitudine a stare in campo e giocare una palla dietro l'altra, no? Non abbiamo mai fatto allenamento 6 contro 6, quindi non è un mistero, ma credo che non l'abbiano fatto neanche le altre squadre quando sono rientrate, per cui non vuole essere una scusante. Di certo alcune situazioni le dobbiamo gestire meglio e quindi ci sarà da lavorare parecchio sulla fase di cambio palle, ci sarà da lavorare parecchio sulla fase di contrattacco, ma insomma ci sarà da lavorare. Quello che ho detto ai giocatori è testa buona perché da qua alla fine di gennaio è lunga e piano piano recupereremo tutti, no? Quindi questa sarà la nostra fortuna, il fatto che tutta la squadra tornerà ad essere attiva sul campo. Questa è una cosa importante. Hai parlato di lavorare, è vero, però il tempo è poco, nel senso che ci sono 7 gare in 24 giorni, Guarda, quindi. rubo le parole a un allenatore che reputo molto bravo, che è Angelo Lorenzetti, no? Dovremo piano piano allenarci in partita e non ci sono altre strade. Si stiamo contando il numero dei salti da un mese ai giocatori, a quelli che sono rimasti. È evidente che quei salti vanno rispettati per farli arrivare alle partite. Poi pian piano aumenteremo qualcosina, fin tanto che tutta la squadra non sarà presente sul parquet di gioco. Roberto, è stato un periodo molto lungo quello dello stop dell'inattività, sono cambiate tante cose, è cambiato anche diciamo, il campionato, si è anche adeguato in corso. Cosa ne pensi delle ultime decisioni che in qualche modo, perché no, rimettono in discussione tutta la stagione fino adesso? È un campionato così, l'ho detto già un'altra volta, no? Gestito male dall'inizio e quindi andiamo avanti così. Non voglio dare le colpe a nessuno, non è una colpa dire una cosa del genere, nessuno, non sono là che punto il dito, però è stato gestito male fin dall'inizio, con troppi pesi diversi e non mi piace, però devo rispettare quella che è la volontà degli altri, di conseguenza lo rispetto, vado avanti con i giocatori. Ovvio. Rimescolare le carte va benissimo, perché va benissimo. Io dico anche che però noi alla fine avremo tutti gli effettivi in campo, quindi ce la vediamo. A proposito di effettivi in campo, a proposito di campo, mercoledì si recupera contro una grandissima squadra in forma come Trento, una gara che ovviamente sarà difficile, non ci sarà Hornaut perché è una gara che oggi ha fatto una Ovviamente. grande partita. Ma diciamo che sono partite che ci devono dare, come avevo già detto in passato, no? La fiducia di quello che abbiamo fatto prima, le cose che sappiamo fare le dobbiamo fare sempre meglio e ci devono dare la sensazione che arrivare a quel livello è la cosa più importante. Poi puoi arrivarci molto bene, puoi arrivarci vicino. Oggi secondo me due palle cambiavano il secondo e il terzo set, due palle. E saremmo qua magari a parlare di un'altra partita finita in un altro modo, però quelle due palle le ha vinte Verona. Per cui bravissimi Verona perché hanno giocato una grandissima partita, soprattutto in fase di recezione, hanno tenuto alcune bombe dei nostri importanti. E complimenti a loro, testa bassa e si riprende a lavorare, però testa bassa ma guardando in alto. L'ultima, cosa c'è nel 2021? Cosa si augura per il 2021, Roberto Piazza? In generale, Ma oltre io che di mi sport. auguro che intanto che si riesca a trovare la soluzione per il Covid, ma non tanto la soluzione per la pallavolo, ma la soluzione per la vita in Italia, perché mi sembra che ci si stia dando la zappa sui piedi ogni giorno, accusando questo e quell'altro senza capire che forse dovevamo chiudere prima e chiudere tutto. Però io sono un ignorantone, quindi preferisco dire una cosa che penso, ma è vera. Mi auguro che i giocatori prendano sempre più fiducia, ma li vedo lavorare molto bene in palestra e mi auguro di arrivare alla fine del campionato col sorriso.